Siamo alla quarta edizione del European Tango Championship and Festival, che è l'appuntamento che ormai si tiene ogni anno in Italia e la sede ufficiale per i mondiali di Buenos Aires per quanto riguarda le selezioni europee. Quindi ogni anno qui si decretano i campioni europei delle due categorie di Tango Salon e Tango Scenario, che andranno direttamente alle finali di Buenos Aires rappresentando l'Europa a quello che è l'appuntamento più importante di tutto il mondo e dedicato al tango argentino. Come ogni anno abbiamo invitato degli artisti d'eccellenza che fanno parte della giuria e altri artisti che completano la rosa del festival e che saranno protagonisti poi di spettacoli, esibizioni, masterclass e quindi una settimana totalmente dedicata al tango a 360 gradi. Abbiamo invitato anche quello che è il più grande stilista di tango e che ormai è diventato anche costumista di tutte le compagnie in Argentina dedicate appunto a questa bellissima danza e abbiamo con noi anche un pittore molto famoso in Argentina, conosciuto come il fileteador del tango, che ha saputo mantenere la tradizione del fileteado e l'ha riproposta nel mondo del tango attraverso il body painting, quindi dipingendo sui corpi delle ballerine le famose decorazioni del fileteado, che è una caratteristica artistica tipica della cultura porteña di Buenos Aires. Quindi una settimana piena di attività che si concluderà domenica con lo spettacolo delle finali al Capitol Club, lo spettacolo Gala Tango che da 4 anni è diventato anche una trasmissione televisiva che va in onda sulle reti nazionali RAI, su RAI 1 e poi sulle reti RAI in tutto il mondo. Quindi noi siamo particolarmente orgogliosi sia di portare e diciamo confermare ogni anno questa importante manifestazione internazionale proprio qui in Italia, in modo da dare visibilità al nostro tango italiano, perché l'Italia è ormai sicuramente uno dei paesi in cui il tango si è sviluppato di più e ha raggiunto veramente tutte le nostre regioni e tutte le nostre città, così come ha fatto anche in altri paesi del mondo ed è, diciamo, confermato dalla grande partecipazione che ogni anno aumenta alla nostra manifestazione da parte di coppie provenienti veramente da tutta Europa, quindi abbiamo coppie che provengono dalla Russia, dall'Ungheria, dall'Inghilterra, dalla Grecia, dalla Francia, dal Belgio, dalla Spagna, insomma non manca proprio nessuno. E ogni sera balliamo tutti insieme, quindi tutte queste culture si riuniscono nella pista da ballo del festival e condividiamo questa grande passione nonostante parliamo lingue diverse e abbiamo culture diverse, perché il tango è anche un linguaggio che non ha bisogno di comunicazioni di parole. Allora, buonasera, siamo Francesca Del Buono e Giampiero Cantone, campioni italiani di tango e scenario. E, il tango ci ha fatto incontrare, è diventata la nostra vita, era già la nostra vita precedentemente ed è anche la nostra professione. Lei cosa ci dice del tango? Beh, noi abbiamo iniziato così ad allenarci insieme, è diventata una passione, non stavamo insieme, prima abbiamo iniziato a ballare, poi da lì è iniziata la nostra passione, È si è la nostra tramutata in avventura. alto, è iniziata la nostra avventura, la nostra storia anche di coppia e niente, oggi ci riempie la vita tutti i giorni, almeno 12 ore su 24. Quindi è assorbente in tutto, allenamenti, lezioni, esibizioni, gare e quant'altro, insomma. Consigliamo a tutti di provarlo, Sì, perché è una assolutamente sì. bellissima esperienza. Assolutamente. Allora, per me il tango è un ballo molto di connessione dove unisce varie etnie. In questo caso io sono di Roma, italiano e lei è russa. Sì, ambientata a Roma. Siamo amici, per cui ci ha unito per tutte e due, diciamo, la La passione per il passione. tango, per questo che, come ripeto, è un ballo che unisce varie persone, Varie varie specie. specie. Però voi non siete una coppia, non ce Nella No, vita noi no. siamo amici e condividiamo la stessa. In alcuni casi questo aiuta non essere la coppia di vita, perché quando ci litighi puoi andare ognuno per conto Succede, proprio, succede, è normale. ti tranquillizzi, poi ci ritrovi di nuovo a lavorare. Invece così evitiamo a litigare a casa. Rispecchia come la vita, una relazione, ci sono momenti che si litiga, momenti che si fa pace, si trova complicità, come nel ballo, quello che le rispecchia. Da quanti anni ballate? Una decina d'anni. Sì, concordo. Ma in coppia siamo da 2 anni più o meno.
Da due anni che siamo in coppia. Sì, sì. E stiamo lavorando ovviamente cercando di migliorare sempre di più, perché il tango è una ricerca continua, non bisogna mai pensare di essere arrivato, perché si sbaglia così. Si impara sempre, sia sulle gare che anche nella vita quotidiana. Insomma. Ma infatti, quando insegna, ti senti questo, che sei arrivato, non cresci più. Quello che insegna poi la vita, bisogna sempre fare del meglio, no? Con umiltà ovviamente. Perfetto. E se potete dire i vostri nomi e per cortesia e la che cosa significa il tango per voi? Se siete una coppia solo tanghera o una coppia anche nella vita e da dove venite? Allora, io sono Alessandra Moro. E tu sei? Bruno Daniel Cerfella. Veniamo da Pescara, Abruzzo. Per me, personalmente, il tango rappresenta un modo di esprimermi, la possibilità di tirar fuori quello che sento e di sentirmi anche speciale nel farlo, perché comunque il tango dà la possibilità di essere al di fuori da tutto, da quello che la società ti impone, e quindi ci si sente liberi di esprimersi. Per te che cosa il tango cosa rappresenta? Il tango è la mia vita, lo ballo con il cuore e continuerò a farlo per tutta la vita, spero. E niente, adesso sono totalmente emozionato perché sono entrato in semifinale, quindi non so che dire, quindi insomma. E siamo una coppia nella vita. Sì, siamo una coppia. Siamo una coppia nella vita, abbiamo iniziato a ballare da un paio d'anni insieme, balliamo però in realtà da una decina d'anni e quindi è un'emozione ancora più grande, perché vivere una sensazione del genere insieme alla persona che ami è una cosa veramente bella, è una rarità.